Amici, il 2014 sarà l'anno della ripresa, anche se in verità ripresa significa che prima stai bene, poi dopo stai male e poi dopo stai bene di nuovo. Ma se tu stavi male anche prima, non è ripresa, è una roba cronica, è come volersi riprendere dal coma irreversibile. Per cui, invece di usare paroloni come ripresa, io suggerirei di volare bassi. Limitiamoci a vegetare e a delinquere moderatamente come abbiamo sempre fatto. Al Capodanno dell'anno scorso tutti si facevano gli auguri di un 2013 meraviglioso, di un anno fantastico pieno di bellissime sorprese. Abbiamo visto come è andata a finire. Ecco, voliamo bassi, auguriamoci un 2014 normale, che già un anno normale vuol dire che è andata di culo. E adesso vi sfrittello lì una serie di luoghi comuni che torna sempre utile spalmare a Capodanno come palta sul pan biscotto. Il 2013 è stato l'anno dei giovani. La disoccupazione giovanile è salita alle stelle. Basta! Non facciamo più desti proclami. Non pensiamoci ai giovani che magari ci pensano da soli, così alzano il culo dal divano sti fan cazzisti coi piercing che fanno contatto. Ma purtroppo non ci sono solo i giovani. Purtroppo noi governanti abbiamo ben altri problemi che un pompino sotto la scrivania. E c'è per esempio anche il problema del lavoro. Ecco, avete notato che da quando noi ci occupiamo del problema di lavoro, sempre più gente perde il lavoro? Qualcosa vorrà dire? Onestamente quello del lavoro non mi pare un gran problema, perché diciamolo pure, lavorare è una gran rottura de coglioni. E d'altronde è pieno di gente che non ha un lavoro eppure si occupa tranquillamente de Formula 1, gioca in borsa, si occupa de moda, de progetti europei e fanno anche un sacco di skate. Ciò significa che il problema non è l'assenza di lavoro, ma l'assenza di stipendio. Il 2014 sarà l'anno della rete, de web. Noi abbiamo puntato tutto sulla velocità. Sì, lo so che nel nostro paese la fibra ottica più che altro è un tessuto molto appariscente. Lo so che stiamo parlando di 4G e non è neanche finito il 3G. Lo so che piuttosto che mandare un MMS è meglio inviare messaggeri a cavallo che costa meno e arrivano prima. Ma il Parlamento ha preso come priorità la questione della velocità e d'altronde la velocità decisionale del Parlamento si è capita subito nel 2013 con la decadenza di Berlusconi. Neanche il plutonio radioattivo ha un tempo di decadenza così eterno. In ogni caso abbiamo telematizzato l'amministrazione pubblica. Lo so, non abbiamo ancora telematizzato la telematica e mi rendo conto che è un po' come mangiare cagando, ma d'altronde piuttosto che non far niente è meglio fare una cazzata. E noi così abbiamo sempre fatto. E adesso permettetemi un momento commovente, di quelli che si fa in televisione. Ecco, facciamo partire la musica strappalacrime. Sì, quest'anno abbiamo dovuto rinunciare ai musicisti perché costavano troppo di contributi e così abbiamo chiamato uno che suonava il violino da solo, insomma. È un bambino. Un bambino prodigio. Dopo 4 anni di studi non ha ancora imparato un cazzo. Un vero prodigio, eh? Bene. Adesso separate per sempre quello strumento e quel bambino e dite ai genitori che talvolta il tornio è un'ottima alternativa all'arte. Torniamo al momento commovente. Scusate. Come ogni Capodanno dobbiamo pensare a quelli che soffrono. Ecco, quelli che soffrono quest'anno sono diversi da quelli che soffrivano l'anno scorso. Perché quelli dell'anno scorso, visto che ci dovevamo pensare noi, sono morti. Il vantaggio è che non soffrono più. Lo svantaggio è che saremo costretti a domandarvi altri soldi per mettere in moto la macchina burocratica che inneschi il meccanismo che metta in atto un pacchetto dei provvedimenti atti a individuare un comitato che gestisca i soldi che ci avete mandato.
Se ci va dritta, in questo modo la sfanghiamo altri 6 mesi, durante i quali il numero di quelli che soffrono sarà dimezzato per selezione naturale. Dopodiché, se avanzano un po' di soldi, perché le macchine burocratiche costano più delle Maserati, se avanzano dei soldi, noi compriamo degli spazi pubblicitari per invitare la gente a mandarci altri soldi. A questo punto dovrei ricordarvi quelli famosi che sono morti nel 2013. Sarebbe molto furbo da parte mia. Con Mandela abbiamo visto la sfilata dei cacciatori di palchi pubblici, gente che ne parlava come se ci avesse dormito insieme. Ma io non voglio parlarvi di morti famosi, voglio parlarvi di morti meno famosi. Ieri 100.000 persone sono morte di fame, l'altro ieri altre 100.000 persone, e così via, tutti i giorni da decenni. E a quanto vedo non ve ne è mai chiavato un cazzo, perciò allegria, pensiamo al 2014 con ottimismo, guardiamo al futuro, perché queste feste non sono mica fatte solo per andare a vedere dei film de merda, sono fatte anche per pensare al futuro. Cosa abbiamo davanti? Non lo sappiamo, ma cosa abbiamo di dietro? Lo sappiamo benissimo. Basta con le lamentele, allegria, pensiamo al da farsi, perché se ci pensate, c'è da farsi, c'è tanto da farsi, ma tanto, ma perché se tu vedi la realtà completamente trasfigurata, sei basito e felice come uno spettatore di studio aperto, ma non te ne frega niente, ti fai tatuare Giovanardi sul culo, non te ne chiava un cazzo, non pensi più al cibo avvelenato, all'adulterazione delle idee, alle lobby dei beccamorti della guerra, ai fabbricatori di news che non sono altro che ripetitori accotti di segnali telecomandati, le scie chimiche, delle sniffi, prendi esempio dai potenti, loro hanno cominciato prima di te e non possono più smettere, hanno una scimmia sulla spalla che gli dice di arraffare, di accumulare roba lucente, si vede a occhio nudo che sono strafati come i koala, si sposano tra di loro, si inculano la nonna, a ogni truffa si aggiungono un cognome. Guardali quando parlano col computer di bordo delle loro Porsche, come se circondarsi di ferraglia desse più peso al niente che hanno in testa. Sono tutti strafatti, vivi in un mondo di tossici perenni. Pensa che c'è gente che crede che esista un Dio che li fa vivere una vita di merda perché gli vuole bene. È lo stesso principio del matrimonio. C'è gente che pensa che educare i tuoi figli significhi fargli fare le stesse cazzate che hai fatto tu. C'è gente convinta che se dai 30.000 euro al mese a un parlamentare, costui si occuperà di te. C'è gente convinta che Chi sia un giornale non dovrebbe mica chiamarsi Chi, dovrebbe chiamarsi Cosa? C'è gente che chiama l'assistenza della Sony per votare i cantanti di X Factor, che è quella trasmissione dove i discografici ti dicono aiutaci a trovare i talenti di domani. E devo trovarteli io? Fai il tuo mestiere tossico del cazzo e portami qua i cantanti già bravi, Dio caro! Insomma, è evidente che vivi in un mondo di gente strafatta, che mangia pessimo cibo, che beve veleni immondi in bar dal dubbio gusto estetico e che è convinta che le stringhe di movimenti ripetitivi che ha imparato a fare tutti i giorni per riflesso abbiano un senso. E non contenti di questo, vogliono convincerti a essere come loro. Ti rompono i coglioni ogni santo giorno. È una rottura di coglioni devastante. Questo è il problema del mondo odierno. La mattanza di testicoli, lo smantellamento sistematico dell'apparato scrotale. Perciò, per il 2014, vi auguro di stare in santa pace, Dio caro.